Ciao a tutti, per questa ricetta abbiamo bisogno di circa 100 g di olio di girasole, 50 g di burro, 170 g di zucchero a velo, 15 g di miele, 20 g di uova intere, 12 g di tuorlo di uova, 100 g di latte, 435 g di farina finissima di riso e 4 g di burro e l'olio con lo zucchero e il miele e il sale, un pizzichino. Montare bene. Sbattere le uova e unite al latte. Unire poco alla volta il composto del latte alle uova al composto del burro. Unite infine piano piano. Ecco. Unite infine la farina nel forno per riscaldato a 180 gradi. Vedi, uso la farina senza la pasta. È pronta? Aggiungiamo un altro po' di farina. Prepariamo il forno e adesso prendiamo una sac à poche con un becco non piccolissimo. E mettiamo dentro la sac à poche tutto l'impasto che abbiamo fatto per farne i biscotti. Con gran cura cominciamo a fare i nostri biscottini. Ecco qua, formate come volete, fate una forma o rotonda o quadrata, se volete mettete lo zucchero di canna sopra, quello scuro, no, quello grezzo, oppure le goccine di cioccolato, oppure fate tondini con un po' di marmellata e mettete in forno a 180 gradi per almeno 15, 16, massimo 20 minuti, dipende dal tuo forno. Ed eccoci qua, pronti, doratissimi, friabili, e dopo raffreddare mettete nel contenitore con una bella tisana in questo tempo ancora d'inverno. Io sono sicura. Al prossimo video. Mi piace condividere e imparare anche con voi. Questo canale è in aperto, lasciate il vostro commento, iscrivetevi che vi posso dare tante idee della cultura, della cucina con un accento brasiliano inconfondibile.